Ciao ragazzi, qui Alessio che vi parla e vi do il benvenuto in questa nuova puntata. Siamo mai agli sgoccioli di questo 2023, un anno che ci ha dato veramente tanto da giocare. Ma quali saranno i tre giochi che personalmente ho preferito? Prima di darvi risposta a questa domanda, vi invito sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanella, in modo da rimanere aggiornati su tutti i video che a breve arriveranno. Ma bando alle ciance, iniziamo subito con questa top 3 personale del 2023. Allora, innanzitutto, piccolissima premessa: io quest'anno avrò giocato, credo, a oltre 30 titoli. Alcuni li ho giocati veramente pochi, altri semplicemente provati, altri invece ne ho giocati veramente tanti. Però non potevo includere ovviamente tutti i giochi di quest'anno perché ne sono usciti veramente tantissimi. E quindi ho fatto una mia personale classifica dei giochi che hanno fatto parte delle moltissime serate con cui ho giocato anche con gli amici. Quindi quelli che ho riproposto più volte, quelli che mi hanno chiesto gli altri, quelli che ho apprezzato personalmente, con cui ho speso più tempo. E quindi rientra in questa top 3 questa tipologia di giochi da tavola che io ho giocato e rigiocato, e anche visto da parte degli altri miei amici, insomma, giocatori con cui ho fatto varie serate ludiche, che mi hanno ovviamente dato dei feedback positivi, e quindi effettivamente posso farvi entrare in questa piccolissima categoria di giochi che ho più giocato, anche se sono usciti di recente, ma che ho veramente apprezzato tantissimo per un particolare o per un altro. Ma ora dopo fatto questa piccola premessa, iniziamo subito con il video e iniziamo con il terzo posto. Un gioco che personalmente non possiedo, perché lo possiede un altro mio amico con cui appunto ci vediamo a giocare, e parlo di Hegemony, un gioco da 2 a 4 giocatori dalla tematica veramente bellissima. Io non ne sapevo nulla di sto gioco, sapevo che era uscito in Kickstarter, si attendeva, se ne parlava tantissimo, c'era chi l'aveva provato anche in maniera virtuale, ma io di questo gioco non ne sapevo nulla. Quindi quando il nostro amico l'ha portato, appunto, dopo che gli è arrivato tutto quanto, per noi è stata una completa scoperta. Questa perché diverse parti, diciamo, del web già se ne parlava da un pochettino di tempo. Ne avevo letto qualcosina, ma non pensavo di trovarmi davanti a un titolo del genere. Intanto vi dico subito che è un gioco che vi porterà mediamente via intorno alle 4 ore di gioco. È la prima volta che lo provate, è un devasto, cioè io mi ero messo le mani nei capelli perché è un gioco molto particolare. È un competitivo dove si dovrà affrontare ognuno una strategia diversa perché è un gioco completamente asimmetrico e la tematica è stupenda. Praticamente parliamo delle scelte sociali, quindi parliamo dello Stato, parliamo della classe operaia, della classe media, e ovviamente ci sono tanti meccanismi che si incrociano tra di loro che lo rendono un gioco formidabile, bellissimo. Ognuno con la propria classe dovrà sviluppare il proprio meccanismo di gioco. In classi ce ne sono quattro: c'è lo Stato, la classe operaia, la classe media e il capitalista, che praticamente dovranno trovare anche delle sinergie tra di loro perché tutto quanto ritorna con un equilibrio sempre precario. Ognuno dovrà svolgere i propri compiti, quindi ci saranno situazioni in cui il capitalista dovrà monetizzare maggiormente tramite anche la vendita di alcuni prodotti importati e esportati. Lo Stato ovviamente si rifarà tramite delle tasse verso delle industrie. Il ceto medio si trova in mezzo tra il capitalista e il ceto sociale, quello operaio, e invece proprio gli operai dovranno andare al lavoro, dovranno anche creare delle situazioni un po' complicate tramite delle manifestazioni. Insomma, un gioco attuale, quindi diciamo di vita comune, però fatto veramente bene. Mi è piaciuto tantissimo tutti i vari intrecci che si devono fare tra giocatori perché è un meccanismo che non va smontato, insomma, dei meccanismi veramente ben fatti che me l'hanno fatto apprezzare. Certo, la prima volta è stato un po' un incubo, non è stato facile comprendere il gioco, ognuno doveva leggersi anche dei trafiletti a parte per capire meglio come funziona la propria fazione. Infatti la prima volta praticamente se n'è andata alla serata solamente per cercare di capire il gioco.
Poi ci siamo appunto divisi, l'abbiamo rigiocato altre volte e posso dire che è un gioco meraviglioso. Non conoscendolo affatto me ne sono innamorato. Certo, la partita insomma dura 4 orette e nemmeno è facile impiattarlo se non avete un gruppo almeno consolidato come quello mio, perché il gioco non è assolutamente facile, anzi è molto complesso, ci sono tante regole, tante cose da capire, anche il momento giusto in cui fare una determinata azione perché potrebbe anche rovinare questo meccanismo di cui vi avevo parlato, però senza dubbio è un gioco che non se ne vedono tantissimi in giro, in cui le azioni devono essere calcolate bene, è sviluppato in diversi turni, credo se non ricordo male sono 5, l'ho giocato qualche tempo fa, però è un titolo che si apprezza soprattutto se lo rigiocate tante volte. Quindi senza alcun dubbio, per le sensazioni che mi ha dato, per la scoperta di questo titolo che non sapevo assolutamente nulla, per la simmetria che io adoro come tipologia di gioco, ma soprattutto per la tematica, questo lo metto senza alcun dubbio al terzo posto. E arriviamo al secondo posto, ovvero con Frostpunk, il gioco da tavolo. Allora, di questo gioco ne ho sentito di tutti i colori. Posso pure capire che non è un titolino semplice, è un gioco collaborativo da 1 a 4 giocatori dove dovremmo diciamo sopravvivere a delle situazioni davvero estreme che ci si vengono poste all'interno del gioco, che richiama tantissimo la sua controparte videoludica, proprio per il fatto che Frostpunk è essenzialmente un videogioco. Quando ne ho sentito parlare, essendo molto appassionato del gioco, ovviamente l'ho comprato praticamente subito e prima ancora di poter leggere il manuale l'ho sentito devastato un po' a destra manca. Capisco che il gioco non è proprio semplice, anzi è molto complesso, soprattutto nel vincerlo, quindi cercare di sviluppare il proprio motore di gioco perché imparare proprio non faremo altro che raccogliere risorse all'interno del nostro mondo di gioco, cercare di trovare anche qua degli equilibri in modo da avere delle risorse che generano calore, perché tutto il gioco è basato su questo mondo completamente devastato dal ghiaccio, in cui le zone di calore sono semplicemente pochissime, ovvero anche una sola, il reattore centrale che sprigiona appunto calore in tutta la zona, diciamo, limitrofe. E questo creerà diversi problemi, perché più ci allontaneremo da questo reattore, più le zone saranno fredde e quindi i nostri lavoratori potrebbero anche ammalarsi. Poi ho sentito anche peste e corna per il fatto che il gioco, diciamo, camuffa il suo essere un single player suddiviso in 4 giocatori, ma realmente poi dipende anche dal gruppo. Io ho la fortuna di avere un gruppo ben rodato e devo dire che giocandolo in 4 giocatori per me è stata la salvezza. Primo perché ci sono tante di quelle cose da tenere conto che giocarlo in singolo è davvero complesso, perché veramente tabellone è enorme, poi ci sono determinati settori da tenere in considerazione con il fattore del tempo, il fattore del calore, la popolazione, e giocando in 4 giocatori mi ha permesso anche di suddividere tutte queste aree da controllare con diversi occhi. Poi a me è piaciuto tantissimo il parlare all'interno del nostro gruppo su delle decisioni da fare, questo perché il gioco prende continuamente delle decisioni e vi schiaffa in faccia le conseguenze di queste decisioni. Nel gioco sarete portati continuamente a decidere determinate cose. Ovviamente ogni decisione avrà la sua conseguenza, conseguenza che poi non è sempre la solita, quindi rigiocarlo più volte vi permette anche di vivere delle conseguenze diverse di determinate scelte. Ovviamente non sono tantissime, quindi prima o poi ritroverete anche delle decisioni e delle conseguenze fatte anche in partite precedenti, però quello che vi posso dire è che le situazioni che si vengono a creare sono molteplici. Vi dico solo che la missione tutorial l'abbiamo provata 4 volte e l'abbiamo vinta l'ultima volta. Cioè, la prima volta è stato un devasto totale. Abbiamo perso dopo qualche turno. Poi, piano piano che lo giocavamo, cominciavamo a essere un pochettino più esperti anche nelle decisioni da prendere. E l'ultima volta, ovvero la quarta, siamo riusciti a vincere lo scenario tutorial. Questo grazie a tutta una serie di combinazioni fortunate che ci sono capitate, anche tramite le esperienze delle partite precedenti, anche una botta di culo che comunque non dispiace mai all'interno del gioco.
La conseguenza di queste partite è stato ovviamente un volerlo rigiocare varie volte, perché anche c'è la modalità scenario che vi causa delle problematiche sempre diverse, e ovviamente all'interno c'erano tantissime carte, e tra queste carte ci sono quelle scenario che vi illustrano tutta una serie di situazioni in cui voi dovete resistere per cercare di ovviamente sopravvivere a questa tormenta di neve che va di tornado, cose che vengono a succedere che vi causeranno sempre problemi su problemi, ma che vi lascia una voglia di rigiocare in maniera impressionante. Almeno questa è la sensazione che abbiamo ricevuto con questo gioco, tutto il mio gruppo, che ogni volta che perdevamo, ovviamente eravamo sempre col dente avvelenato per cercare di vincerlo, però tutte le situazioni che abbiamo vissuto erano fantastiche, perché realmente qui sentivamo le conseguenze pesare sulle nostre spalle di ogni singola decisione. Vi lascio immaginare solamente aver perso dopo circa 2 orette e mezza di partita per una decisione sbagliata. Alcuni potrebbero odiare completamente questo genere di situazioni, e posso anche capire chi se ne è lamentato anche rivendendolo dopo una singola partita. Per me è un po' in maniera affrettata, perché questo è un gioco sicuramente che si apprezza dopo una serie lunga di partite, quindi dopo la prima partita io non so fino a quanto si è potuto capire. Poi anche il fatto di lamentarsi che il gioco in realtà è un single player camuffato da multiplayer, questo lascia il tempo che trova, dipende sempre dal gruppo che avete voi a disposizione, come esempio quello mio, che appunto sono stato fortunato in merito a questa situazione qui, perché tutti quanti parlavamo e decidevamo di determinate situazioni che da lì a poco sarebbero successe. Comunque, è un titolo che ho giocato veramente tantissimo per la componentistica che c'è dentro, è anche molto bello a vedersi tutto quello che si propone nel tavolo di gioco. Dovete avere anche un tavolo bello grande, è davvero una gioia per gli occhi. Per la quantità di volte giocato e per le emozioni che mi ha dato a me e al mio gruppo, questo al secondo posto ci sta tutto. E siamo arrivati al primo posto, un gioco che non è che ho da tantissimo, anzi, l'ho veramente da poco tempo, ma che ho giocato tantissime volte. Mi è stato chiesto più volte di riproporlo, quindi anche da parte degli altri giocatori ho visto un certo interessamento, e l'ho giocato in tutte le sue configurazioni possibili. Quindi, per le ore giocate, per il gradimento personale, metto al primo posto di questo 2023 The Witcher Old World, il vecchio mondo. Innanzitutto, prima cosa, vi parlo della Deluxe Edition, quella che ho io. Quindi quello che andrò a dire farà parte di questa edizione, non la standard. Allora, io ce l'ho da qualche mese e già ne avevo sentito parlare diverso tempo. Una volta che ho ricevuto la Deluxe Edition, che ovviamente è la versione che io avrei preferito in assoluto, perché è presente qua tutte le miniature anche dei mostri, appunto si differisce di pochissimo, non ci sono tantissime cose differenti dalla versione retail. C'è un vassoione non indifferente di miniature dei mostri e poi qualche altro piccolo particolare in 3D, ma niente di così differente dalla versione quella base. L'ho ricevuto, l'ho letto il manuale, l'ho subito impiattato e me ne sono letteralmente innamorato. L'ho riproposto varie volte a vari amici, giocandolo in tutte le configurazioni, come vi ho detto poco fa, sia dal singolo giocatore fino a 5 giocatori. Le sensazioni sono differenti, ovviamente, in base a quanti giocate. Secondo me è un gioco che si apprezza 4 giocatori, 5 ma anche va benissimo. Personalmente non l'ho apprezzato in 1 o 2 giocatori. Però innanzitutto, perché ho preferito questo gioco a tanti altri che sono usciti nel 2023? Perché rientra in tutta una serie di elementi che a me piacciono nei giochi da tavola. Innanzitutto è un competitivo che non mi dispiace mai, anzi mi dà quel brivido in più, e anche agli altri giocatori è sempre un po' stimolante quando devi giocare contro qualcun altro, devi fare la scaramuccia, insomma ti diverti, secondo me è divertente ed è una cosa che cerco. C'è un minimo, proprio piccolissima simmetria, ma proprio piccolissima, piccolissima, quindi non è un gioco sicuramente asimmetrico, tranne per delle differenze tra giocatori e giocatori, perché ogni giocatore avrà un'abilità diversa. Qui siamo nel mondo di The Witcher, un mondo che io apprezzo tantissimo, avendo visto la serie televisiva, avendo giocato il videogioco, avendo letto i libri, quindi insomma non potevo ovviamente farmi sfuggire questo gioco.
e le sensazioni che ho ricevuto tramite il gioco da tavola le ho sentite veramente tutte. Innanzitutto si percepisce il fatto di essere, diciamo, dei novizi Witcher che devono andare nel mondo, esplorare e aumentare le proprie potenzialità per poi andarsi a scontrare con determinati mostri e in tutto questo cercare di raggiungere e acquisire dei trofei che poi determinano appunto la fine della partita. Questa sensazione l'ho sentita tutta, si parte con delle carte che determina anche le azioni che potete fare, i combattimenti, gli spostamenti e nello stesso tempo piano piano costruirete il vostro mazzo di gioco, quindi c'è anche il deck building che è un'altra categoria dei giochi di tavola che a me piacciono tantissimo. Nella versione deluxe ovviamente è pieno di miniature e io adoro le miniature, non solo per il fatto che appunto vedere i mostri in 3D è sempre meglio di vedere quel cartoncino che veramente sarebbe stato deprimente nei miei riguardi. Poi ovviamente dipingerla è sempre una marcia in più, è una soddisfazione ed è un divertimento che io ho appunto nei giochi da tavola. Qui il titolo ti diverte perché alla fin fine non è nemmeno complesso da imparare, ecco come mai a differenza di quegli altri due giochi, quindi Hegemony e Frostpunk, questo l'ho messo al primo posto, perché a parte qualche regolina da imparare, il gioco fila liscio subito, immediatamente, ed è un gioco che veramente viaggia in maniera veloce. Certo, giocandolo in 4-5 giocatori, 4 orette se li tira tutti. In singolo giocatore è intorno a un'oretta e mezza. Personalmente non ho apprezzato il singolo giocatore, non sento appunto quella soddisfazione di giocarlo in sfida contro altri giocatori, anche in due non mi ha detto molto, è troppo aperto il mondo, i due giocatori si incrociano poco e se vogliono incrociarsi si comincia a notare, quindi uno già si prepara. Già in 3-4 giocatori il gioco gira benissimo, in 5 volendo anche, però vi porterete via diverse ore e i tempi morti si allungano un pochettino. Per quante volte l'ho giocato e mi viene sempre voglia di rigiocarlo, appunto che non vedo l'ora che escono le espansioni in italiano per poterle includere. Questo perché ho puntato veramente tanto su questo titolo, mi è piaciuto veramente tantissimo, è piaciuto tantissimo pure ai gruppi con cui l'ho portato per farlo conoscere e anche la facilità di apprendimento mi ha fatto capire che le meccaniche sono intanto intuitive e anche molto valide. Sicuramente è un gioco che non è esente da problemi, ce ne sono un bel po', a parte la questione del tempo, anche il fatto di averlo giocato, io credo così di averlo giocato più di 10 volte, ok? Questo ovviamente me l'ha fatto apprezzare appieno, però ci sono delle problematiche date dal fatto che spesso e volentieri, giocandolo così tanto, le missioni, storia, praticamente le ricorderete quasi tutte. Per questo necessita appunto delle espansioni per dare un po' di variabilità al titolo, che ovviamente a lungo andare comincerete un po' a conoscerlo a memoria. Ma non vi voglio anticipare nulla perché di questo gioco, The Witcher, il vecchio mondo, arriverà presto una recensione completa a 360 gradi dal singolo giocatore fino a 5 giocatori. Quindi ho aspettato di fare tutte queste partite per poterlo ovviamente descrivere al meglio in tutti i suoi piccoli aspetti, quindi da quelli positivi a quelli negativi. Di giochi ce ne sono usciti veramente tantissimi, ragazzi. Io ovviamente ho fatto solamente una top 3 di quelli che conosco bene, che ho giocato benissimo perché ce ne sono veramente tanti. Una menzione d'onore potrei fare pure a Hit, il gioco quello automobilistico che ho giocato, mi ha divertito, però non l'ho approfondito troppo da poterlo includere in questa top 3. Poi c'è ad esempio Darwin's Journey, pure quello molto bello, però non ho giocato tantissimo, quindi ho preferito fare questa top 3 dei miei titoli che ho più apprezzato anche avendolo giocato diverse volte. Ma io vorrei sapere anche la vostra sui vostri giochi preferiti del 2023. Ovviamente qua sotto i commenti sono a piena disposizione vostra, quindi scrivetemi qua sotto quali vi sono piaciuti di più quest'anno, anche se sono giochi vecchi, d'altra parte sono giochi giocati del 2023, non per forza usciti quest'anno. Ovviamente fatemi sapere la vostra, che sono curiosissimo di sapere che giochi avete apprezzato. Con queste mie ultime parole concludo il video di oggi. Mi raccomando sempre di iscrivervi al canale, ho visto che moltissime persone che mi seguono non sono iscritte.
mi raccomando, ragazzi, è un click semplicissimo per voi, ma per me è un grandissimo aiuto. Ovviamente poi aiutatevi anche con la campanella in modo da ricevere le notifiche dei video che io comincio a pubblicare, in modo da rimanere sempre aggiornati su tutto quello che succede nel canale. Poi ovviamente se il video vi è piaciuto, mettermi un like, che a me fa sempre tanto piacere. Con queste mie ultime parole vi ringrazio ancora per la visione e alla prossima. Ciao ragazzi!